precedente sotto il profilo della spinta autoritaria e dittatoriale. Mussolini ebbe bisogno dell'olio di ricino, dei manganelli, dell'omicidio di Giacomo Matteotti, della violenza per affermare la dittatura. Berlusconi non ha necessità di ricorrere a questi sistemi, perché ormai il monopolio completo della stampa ha il controllo della magistratura, ha i telecomandi sul Consiglio Superiore della Magistratura, nonostante i pianti di coccodrillo che qualcuno in questi giorni accenna, con dimissioni che saranno puntualmente giudicate. Tutti sperano nel capo dello Stato che non firmi questa legge. Io, per la verità, da tempo che da questo capo dello Stato non mi aspetto niente e comunque niente di buono. Anzi, probabilmente si farà trovare a pieno terreno come ha fatto per il loro Alfano, che veramente non andava a finire. Io dico quello che penso, me ne frego in generale. Hanno cercato di distruggermi come uomo, come cittadino, hanno cercato di minare il mio lavoro, hanno cercato di colpire i magistrati che mi avevano dato fiducia, alcuni li hanno uccisi nel percorso professionale che con loro si stava facendo. Io posso morire pure subito, non ho nessun problema, come qualcuno in questi giorni ha auspicato nelle carceri e tengono pure nascoste le intercettazioni, dove dei mafiosi al 41 bis hanno commentato alcune mie relazioni e interventi in un processo per mafia e omicidio che si sta celebrando al Tribunale alla Corte d'Assise di Locri per l'omicidio del capo mafia di Salerno, Salvatore Cordì, ucciso nel maggio del 2005, e grazie a una mia perizia si è dimostrata la piena colpevolezza di un imputato che stava per essere assolto, unico imputato in quel processo. E dalla mia perizia, grazie a un incrocio di alcune intercettazioni telefoniche, sono state arrestate altre 5 persone per quell'omicidio e sono emesse ben altre complicità. E quando il mafioso arrestato, Cataldo, commenta in carcere al 41 bis a Ascoli Piceno: ma avete sentito quello là, quello è pericoloso, il congiunto che c'era andato a trovarlo e che aveva incontrato i suoi amici calabresi, molto vicini a quegli avvocati che fanno anche i senatori e i deputati per il Partito della Libertà provvisoria. No, non ti preoccupare. Genchi, lo stiamo fermando, ci stanno pensando a fermare Genchi, stai tranquillo che fra poco non avrà più possibilità di fare quello che ha fatto fino ad ora. Non farà più danno. Questo era il vero problema. Il vero problema con il quale si è imbastita la megatruffa. Ha intercettato 350.000 italiani. Ha acquisito i tabulati di alcuni parlamentari, ha acquisito il tabulato di Mastella, ma che prendete conto voi? Di un governo che si chiamava pure del centro-sinistra, che in una deriva di follia riesce a concepire una coalizione che va da Pecorino Scanio fino a Mastella nel tentativo di contrastare Berlusconi rendendola ancora più forte grazie a un equivoco. Che porta Mastella a diventare ministro della giustizia. Ma avete immaginato voi Mastella ministro della giustizia? Cioè è come nominare Michael Jackson per babysitter dei vostri figli. Ma perché? Troviamo dei contatti telefonici del principale indagato, Saladino, che si incrociavano con alcune intercettazioni in cui si parlava di mettersi a disposizione ha un solo significato: portare soldi. E poi si scopre che la persona, che era un imprenditore che si doveva mettere a disposizione, chiede a Saladino: senti, tu che dici, ci mettiamo a disposizione di Mastellone o di Rutellone? E quindi si acquisiscono dei tabulati di utenze, peraltro intestate alla Camera dei Deputati,
intestata alla Marguerite. E poi si scopre che era il cellulare Mastella. E quando si scopre che il cellulare Mastella è un principio da scrivere al magistrato, bisogna subito chiedere l'autorizzazione al Parlamento perché non è utilizzabile quel dato. Con la massima e più assoluta correttezza che ho sempre avuto per la legge più che per Mastella, come l'ho avuta quando sono fatte le indagini su Cuffaro in Sicilia, quando sono fatte le indagini su Marcello Dell'Utri, quando sono fatte le indagini su altri senatori e deputati che hanno accettato il processo, che si sono fatti processare, che sono stati condannati anche a decine di anni di carcere, ma che non hanno mai osato fare quello che persone come Mastella, che persone come questi componenti di questo presunto partito della libertà hanno fatto nei confronti del giudice Luigi De Magistris, e dopo aver annientato Luigi De Magistris nei confronti dell'unico testimone scomodo di quell'inchiesta che ero io, al servizio di quei bravissimi magistrati della Procura di Salerno, del procuratore Avicenna, al sostituto procuratore Gabriele Nuzzi, al sostituto Dionigio De Casani, che sono stati trasferiti con provvedimento d'urgenza, il procuratore Avicenna alla fine della carriera, di una dignitosa carriera in magistratura, è stato sospeso dal servizio, dalle funzioni, dallo stipendio, da questo indegno Consiglio Superiore della Magistratura che oggi inizia ad agitarsi perché sta capendo quello che c'era dietro, quello che voleva raggiungere questo sistema che afferma quei principi di dittatura e di controllo che nemmeno Licio Gelli aveva osato dire. Quando si paragona questo sistema alla P2 si commette un grave errore, perché la P2 in confronto a quello che si sta instaurando oggi in Italia forse ancora lasciava spazio alla speranza. Persino Licio Gelli, intervistato da Davis Klaus, ha detto: ma c'è da meravigliarsi, noi in Calabria avevamo tanti riferimenti massonici nella massoneria, quindi quello che è accaduto a De Magistris, quello che è accaduto alla vicenda Genchi è normale. E noi abbiamo osato denunciare questi magistrati, denunciare le collusioni di questi magistrati con la malavita, senza che vi fosse un interesse, senza che vi fosse un'amicizia. Io con sofferenza ho scritto nei confronti del procuratore capo della Repubblica di Catanzaro, che mi aveva dato fiducia, lavoro, che mi aveva dato denaro. E io con sofferenza ho dovuto scrivere che emergevano dei contatti telefonici con degli indagati. Con sofferenza ho dovuto scrivere che era andato a una festa in cui avevano ammazzato un maiale insieme a degli indagati, a un indagato suo di cui aveva un processo per collusioni mafiose, per riciclaggio mafioso, nei confronti del quale ha archiviato il procedimento 20 giorni dopo quel famoso pranzo a casa di questi indagati. Queste non sono cose possibili in un'Italia in cui i magistrati hanno pagato col sacrificio della vita il proprio dovere, il tentativo di rendere giustizia. Guardate, non è una mania di persecuzione quella che seguiamo persone che abbiamo lavorato con questi magistrati, che seguono gli stessi magistrati. No, no, non si tratta di volere a tutti i costi affermare il primato della legge. Chi ha contribuito, come me o come i magistrati che fanno le indagini o come i magistrati che giudicano gli indagati, gli imputati e che li condannano o che li assolvono, chi ha inflitto decine, centinaia di anni di carcere? Chi ha nella propria agenda l'elenco delle persone che in questo momento stanno patendo il carcere al 41 bis, che stanno scontando gli ergastoli, da Riina a Provenzano a Pagliarella, che stanno giustamente scontando gli ergastoli, si pone un problema di coscienza e dice: ma perché il rapinatore, l'extracomunitario, lo spacciatore debbono marcire in carcere, o anche il mafioso, e altri solo perché sono potenti, solo perché sono dei politici, invece debbono farcela fare? Cioè la giustizia principale, la signora a creare con il carcere, stanno pagando stanno vendendo il proprio conto allo Stato. Sono loro che pretendono che ci sia giustizia. Perché per noi è più o meno indifferente che venga condannato Mills per corruzione e che il corrotto non possa essere non condannato, ma processato.
per un reato, la corruzione, cosiddetto al concorso di